Ciao a tutti e benvenuti, sono Parafranz e oggi parleremo delle armi più orribili della Prima Guerra Mondiale. Ho analizzato vari dati di questi armamenti e ho scritto una classifica. Benissimo, andiamo a leggerla. Numero 5. Gli Shrapnel. Inventati dal tenente britannico Henry Shrapnel nel 1784, durante la Grande Guerra vennero usati ampiamente da tutti gli eserciti belligeranti. Si trattava di proiettili d'artiglieria che dovevano esplodere a mezz'aria, cavi e riempiti di pallettoni. Una spoletta a tempo detonava il colpo al momento giusto, proiettando così le pallottole addosso ai poveri soldati sottostanti. Numero 4. La baionetta. Il nome deriva dalla città di Bayonne, in Francia, dove venne fabbricata per la prima volta. Quest'arma era conosciuta fin dal XVII secolo, ma solo con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale venne utilizzata su larga scala. Erano armi bianche che venivano fissate sui fucili in prossimità della canna e venivano impiegate negli scontri corpo a corpo o contro la cavalleria. I fucili diventavano vere e proprie lance, che comunque potevano sparare. Le baionette presentavano delle scalanature, che permettevano di penetrare più facilmente nella carne, e il sangue che fuoriusciva impressionava la vittima ed esaltava l'assalitore. Numero 3. Il lanciafiamme. Inventato nel 1901 dallo scienziato Richard Fiedler, venne adottato dall'esercito tedesco 10 anni più tardi, con la creazione di appositi battaglioni. Fu utilizzato per la prima volta nel 1915, durante uno scontro con delle truppe inglesi che, terrorizzate, persero migliaia di uomini. Il lanciafiamme è una vera e propria arma chimica, in quanto il suo principio attivo era il biossido di carbonio e lo zolfo. Queste due sostanze, compresse in una bombola, venivano poi rilasciate e provocavano una grande fiammata, che nei modelli tedeschi poteva raggiungere addirittura i 35 metri di distanza. Quest'arma supportava le truppe normali negli assalti alle trincee, costringendo i difensori all'immediata evacuazione. Numero 2. I gas. I gas vennero utilizzati per la prima volta dai tedeschi nella famosissima battaglia di Ypres in Belgio. Sarà proprio la città che darà nome al gas, infatti verrà chiamato successivamente Iprite o gas mostarda. Quest'ultimo nome dipendeva dal colore della nube che esso componeva. Il gas era un composto di tioetere del cloroetano e provocava numerose vesciche e piaghe, sia esterne che interne, portando così ad una dolorosa morte di soffocamento. Non da meno era l'impatto psicologico che la nube infliggeva alle truppe. E purtroppo, finché non vennero studiati efficaci sistemi di protezione, non c'era alcun modo di salvarsi dalla ferocia di quest'arma. Presto tutte le nazioni si dotarono di maschere antigas e a loro volta svilupparono le proprie armi chimiche. Benissimo, arrivati a questo punto vi starete chiedendo perché i gas sono solo al secondo posto. Secondo i libri di scuola dovrebbero essere l'arma peggiore della Prima Guerra Mondiale, l'arma che ha fatto più vittime. Cosa ci dovrebbe essere di peggiore? Beh, fra poco lo scoprirete. È qualcosa comunque legato ai gas, qualcosa che veniva dopo e che era molto peggio, qualcosa che superava la straziante agonia dei gas, una cosa eccessivamente violenta. Passiamo al vertice. Al primo posto mi sono sentito di mettere la mazza ferrata. La mazza ferrata era uno strumento di morte molto antico, che da secoli e secoli non veniva utilizzato. Ebbene sì, quest'arma venne riscoperta e riutilizzata ampiamente durante la Grande Guerra. Era strettamente legata alle armi chimiche, perché serviva per finire i soldati moribondi o tramortiti per effetto di gas. Ma ben presto divenne una vera e propria arma corpo a corpo. Vi starete chiedendo, ma da chi venne utilizzata per la prima volta? Ebbene, alcune fonti attribuiscono l'idea all'impero austro-ungarico, più di preciso, soprattutto per quanto concerne il fronte italiano, agli ungheresi. Ricordo che chi veniva fatto prigioniero e trovato in possesso di una qualsiasi mazza ferrata veniva immediatamente fucilato sul posto senza alcuna pietà, proprio perché quest'arma non era tollerata. E anche per questo video siamo giunti al termine. Spero vi sia piaciuto, spero sia stato interessante soprattutto. Magari molti non sapevano di questi lati negativi della Grande Guerra, oltre ai molti che avevo ovviamente. Di una guerra non c'è mai un lato positivo.
Benissimo, vi ringrazio per aver visto questo video. Se questa tipologia vi piace, vi interessa, vi chiedo di lasciare un commento e anche un mi piace, di attivare la campanellina così sarete sempre aggiornati sulle mie attività in tempo reale, ma soprattutto vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di seguire la mia pagina Facebook e di Instagram. Trovate tutti i link qua sotto nella descrizione. Grazie, alla prossima!